i nomi, perché il vostro obiettivo di questa norma contorta e vergognosa è quello di aggirare l'ostacolo, e per voi l'ostacolo era condividere il candidato vostro con gli altri, come si fa con un quorum ampio dei 2/3 o dei 3/5 dopo la terza votazione, come noi abbiamo proposto, con le altre forze. Quindi tu, anche se sei il partito di maggioranza, non puoi portarti a casa da solo, esclusivamente con i tuoi voti dei parlamentari in Parlamento, 3 dei 5 nomi. Quindi voi avete aggirato fintamente l'ostacolo. A me piacerebbe, Presidente, lo chiedo anche a lei, che ci fosse una reale spiegazione, non giustificazione, spiegazione del perché hanno aggirato, hanno fatto questa norma. Perché se il principio è quello che la votazione, il quorum sia alto e la votazione sia una votazione democratica e non imposta dai numeri del Parlamento, perché non far votare all'Aula con un quorum alto, invece che fare questo percorso? Io sono convinto, Presidente, che il Partito Democratico non ci darà una risposta. Grazie, Presidente. Grazie. Non ho altri interventi. Contrario Commissione Governo, favorevole 5 Stelle, Sinistra Italiana, contrario Forza Italia. La votazione è aperta. Berini, no. Fossati. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo alla 14.106 Cecconi, contraria Commissione e Governo, favorevole 5 Stelle, favorevole Sinistra Italiana, contraria Forza Italia. Votazione aperta. Ravetto. Zoggia, non riesce? È riuscito. La votazione è chiusa. La Camera respinge, siamo al 14.21, Cecconi, contraria la Commissione e Governo, favorevole 5 Stelle, si rimette all'Aula Sinistra Italiana, contraria la Forza Italia, votazione aperta. Palese. Monchiero, Berini. Ho chiuso. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge.
Siamo al 14.107. Toninelli. Onorevole Nuti. Grazie Presidente. Ma io le chiedo, Presidente, ma questi figli di Pinocchio che continuamente ci descrivono queste grandissime boiate, questi ragionamenti che non stanno in piedi, perché questa loro volontà, questa loro modalità di intendere il conflitto di interessi non l'hanno raccontata in questi anni in televisione, per esempio durante le campagne elettorali? Cioè loro vanno in televisione durante le campagne elettorali e dicono costantemente da almeno 20 anni, prendendo costantemente in giro praticamente tutti, almeno coloro che ancora li ascoltano, dicendo che vogliono realizzare una legge sul conflitto di interessi. Poi si scopre che vogliono realizzarlo